Vai, senti, adesso allora sì. io spero che non sia vero questo, spero tanto che qualcuno si sia sbagliato e questo non sia vero. Io non so se poi Higuaín Badía, chi verrà, chi giocherà al suo posto, non mi interessa il mercato. Io voglio dire solo una cosa, Carlo: la partita col Frosinone è stata l'unica partita che io sono andato a vedere in curva A con dei miei amici e ho pianto, Carlo. Lo so che questo non lo dovrei dire perché io voglio fare l'allenatore. Un allenatore deve allenare, come dice Sarri, i giocatori che gli mettono a disposizione. Quindi io voglio diventare allenatore e mi dovrei fregare se Higuaín rimane o va via. Ma io la partita col Frosinone, Carlo, ho pianto come un bambino. E quindi è questo che mi dispiace. Poi Higuaín può fare quello che vuole, può andare alla squadra che vuole, ma a me quello che mi sento di dire in questo momento è che è un terribile dolore come tifoso, come tutti quelli che stanno lì dietro di te, perché io ho pianto come un bambino, Carlo, e questo è quello che mi dispiace. E in questo momento, Pampa, in questo momento quello che scende dal cielo non è pioggia, ma sono le tue lacrime, le nostre lacrime. Sei un grande amico mio. Vi voglio bene a tutti. Arriverà un altro attaccante. Io ripeto, spero che questa notizia venga smentita, perché penso che il Napoli deve costruire una squadra attorno a Higuaín. Ma se non sarà Higuaín e sarà un altro, non me ne frega niente. Perché l'importante sono i colori azzurri. Grande, io ti ripeto, voglio fare l'allenatore, non dovrei dire queste cose, però siccome io con la partita col Frosinone ho pianto quando lui segnava quei tre gol e quando lui diventava il uomo record dei gol, e ho pianto e l'ho vissuto come un bambino, adesso mi dispiace molto, volevo soltanto dire questo. Grazie, grazie Pampa, in bocca al lupo per tutto, amico mio, ciao, grande Pampa. Pampa ci ha emozionato un po' a tutti quanti noi. Chi di noi non ha pianto al terzo gol di Higuaín? Chi di noi non ha pianto a quella prodezza e a quel festeggiamento? Perché noi lo dicevamo ieri sera, il San Paolo, ma anche fuori dal San Paolo, quella sera festeggiava sicuramente il passaggio del Napoli in Champions League, ma festeggiava Pipita Higuaín. Quello era un San Paolo ai piedi del suo eroe. Cosa ci hai fatto, Pipita? Cosa ci hai fatto?